Grazie Presidente. Allora, prima di iniziare l'illustrazione della proposta di iniziativa consiliare, come ha ricordato anche lei, ci tengo sicuramente a iniziare con dei ringraziamenti a tutti coloro che in questo periodo, nel periodo di redazione, deposito e comunque di lavoro che è continuato successivamente, più di un anno è durato, hanno a presentare oggi. E quindi un sentito ringraziamento va certamente al Dipartimento Mobilità, all'assessorato alla Città in Movimento, sia il precedente che l'attuale, a Roma Servizi per la mobilità, alla Polizia Locale che ci ha aiutato a strutturare l'impianto sanzionatorio rispetto all'attuale regolamento vigente, che è la delibera Assemblea Capitolina 68-2011, perché ricordiamo che questo è una modifica a questo regolamento, cioè al regolamento vigente, alla delibera che ho appena citato. E ovviamente un ulteriore ringraziamento va a tutte le associazioni e alle organizzazioni sindacali di categoria che appunto nel corso di questo periodo, tramite delle riunioni ma anche apposite e ufficiali commissioni sedute di commissione o anche attraverso la commissione consultiva, ci hanno inviato le loro osservazioni per migliorare il testo. Questa delibera punta ad introdurre delle misure innovative di cui sia i conducenti titolari che i clienti potranno trarre beneficio. Abbiamo ritenuto opportuno aggiornare il regolamento con delle modifiche che fossero coerenti sia a delle nuove norme, o anche per esempio a sentenze del TAR che sono intervenute nel frattempo, perché ricordiamolo, la delibera che andiamo a modificare è del 2011, quindi in questo lasso di tempo ci sono state delle modifiche, quindi ovviamente non potevamo non adeguare il nuovo testo a quanto poi è intervenuto in questo momento, e anche a modifiche che fossero coerenti con nuovi strumenti online dedicati, introducendo anche norme e tecnologie che potessero comunque migliorare le condizioni di lavoro di taxi NCC sotto il punto di vista della sicurezza, dell'intermodalità e anche del contrasto al fenomeno dell'abusivismo. Questa proposta di regolamento rispetto al regolamento vigente, che ripeto, la delibera 68-2011, si occupa soltanto di trasporto pubblico non di linea mediante autovettura. Quindi sono state estromesse per ovvie ragioni le botticelle e il trasporto dedicato ai soggetti con disabilità. Dico per ovvie ragioni perché a novembre abbiamo votato come sa, insomma, l'Aula, e lo dico anche ai cittadini in visione, abbiamo votato un regolamento apposito per il trasporto mediante la trazione animale, quindi le botticelle. Se non erro nella data, a fine 2018 è stato votato il regolamento del trasporto di soggetti con disabilità, quindi diciamo abbiamo splittato e si dedicherà soltanto ai taxi e agli NCC, per dirla in soldoni. Quindi la principale motivazione che ci ha portato poi a intraprendere questa modifica di regolamento è stata quella di voler rendere un servizio più efficiente, una disciplina più chiara, anche e soprattutto, aggiungo, sotto il profilo sanzionatorio rispetto alla versione vigente. Quindi realizzando un regolamento che possa tutelare tutti, sia la categoria che i clienti. Quindi parto con l'illustrazione delle novità introdotte. Allora, inizio con l'utilizzo del POS, che è uno strumento che garantirà trasparenza, aumenterà la qualità del servizio taxi e che quindi diventerà obbligatorio per tutti. Quindi ogni cliente, ogni cittadino sarà che prendendo un taxi potrà pagare con Bancomat senza attendere un'autovettura che potrà offrire questo servizio. Altra novità importante, che comunque è già in attivo da qualche anno, ma l'abbiamo voluta fissare nel regolamento, è l'iscrizione obbligatoria, in questo senso obbligatoria perché fissata nel regolamento, alla piattaforma Taxi NCC Web, che è una piattaforma utile per gestire alle categorie per gestire le pratiche d'ufficio e anche le relazioni tra l'amministrazione e appunto le esigenze della categoria stessa. Ed è un'applicazione che permetterà quindi di semplificare, di efficientare e migliorare gli attuali processi operativi e gestionali. Quindi abbiamo informatizzato tutte quelle serie di operazioni che le tassisti e noleggiatori erano tenuti a fare recandosi fisicamente presso la sede di Roma Servizi, come per esempio deve essere una sostituzione alla guida, il cambio turno, eccetera.
Poi per contrastare in qualche modo la disinformazione e il fenomeno d'abusivismo diffuso specialmente in aeroporti e stazioni, come purtroppo ben sappiamo, abbiamo istituito, abbiamo chiesto, quindi abbiamo inserito nel regolamento, quindi l'istituzione di un idoneo servizio di informazione e di supporto all'utenza taxi, che dovrà essere questo servizio istituito da Roma Capitale tramite apposita delibera di giunta. Successivamente, prima all'inizio parlavo dell'apparato sanzionatorio che è stato sviluppato grazie alla concertazione con la polizia locale. Abbiamo reso più efficiente quindi il controllo della polizia locale, quindi ampliando anche e completando quella struttura di norme che prevede le sanzioni. Rispetto quindi appunto al regolamento vigente, quindi oltre a richiamare per esempio gli articoli 85 e 86 del codice della strada o anche le varie sanzioni previste nella legge nazionale 2192 e nella regionale 53, 58, scusate, del 93, abbiamo anche previsto ulteriori sanzioni, abbiamo ampliato anche i requisiti per la sospensione e per la decadenza delle licenze, prevedendo altre fattispecie. Per esempio, abbiamo disposto la revoca nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per i delitti colposi, non colposi, a pena restrittiva di non superiore ai 2 anni. Superiori, scusate, 2 anni, o comunque aver tenuto un atteggiamento violento che, come ben sappiamo, purtroppo sono capitati, insomma, le cronache hanno riportato episodi di questo genere. Altra novità da introdurre, che abbiamo introdotto, riguarda le turnazioni integrative, le cosiddette doppie guide. Ovvero, naturalmente sarà oggetto non appena sarà, diciamo, ci si augura, non appena finire la pandemia, e quindi i livelli di domanda e offerta potranno tornare nella situazione pre-Covid, l'amministrazione potrà valutare, quindi avrà la facoltà di attuare appunto le cosiddette turnazioni integrative, quindi le doppie guide con adesione facoltativa da parte dei tassisti, quindi per assicurare il tempestivo e eventuale, insomma, adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi in situazioni dove sicuramente potrebbe esserci una maggiore domanda. E ancora altre questioni. Abbiamo per esempio abbiamo definito una serie di questioni che in realtà ci sembravano anche abbastanza come dire, scontate, però in realtà attraverso le, diciamo, denunce, le osservazioni che ci sono pervenute dalla categoria, poi abbiamo notato che così scontate no, non erano. Quindi per esempio abbiamo definito l'accesso di taxi NCC limitatamente al carico e allo scarico dei passeggeri all'interno delle aree pedonali o comunque delle aree dove fossero previste delle limitazioni di traffico. Abbiamo apportato dei cambiamenti nell'apposito articolo che riguarda i requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e l'abbiamo esteso anche il possesso del requisito, l'abbiamo esteso anche per il mantenimento della titolarità della licenza stessa in occasione della vidimazione quinquennale. E ancora abbiamo anche aggiunto ulteriori specifiche che riguardano le autovetture adibite al servizio taxi, quindi per esempio la possibilità di sponsorizzare delle tariffe, soprattutto quelle fisse che ben sappiamo, insomma, per porti e aeroporti, attraverso, ad esempio, questo abbiamo fatto tramite emendamento, attraverso la possibilità di esporre su entrambi i poggiatesta dei sedili anteriori appunto questa, delle specifiche appositi poggiatesta, insomma, si chiamano appunto così, che potessero riportare le tariffe, o anche abbiamo introdotto per favorire la mobilità sostenibile la posizione di rack removibili, ovviamente facoltativi, che possono servire per il trasporto delle biciclette. Questa è una cosa che va per la maggiore, per esempio, nel nord Italia, quindi è una cosa che abbiamo recepito. Per quanto riguarda anche lo stazionamento taxi, una delle cose che ci sembrava scontata, per esempio, abbiamo definito il fatto che, per esempio, quando ci sono delle manifestazioni sportive, dei convegni, dei congressi, eccetera,
di definire in accordo con appunto gli enti gestori e la polizia locale degli appositi stalli dove possono stazionare i taxi e quindi fare servizio anche lì, oppure ancora quando vengono tolti anche in maniera momentanea per problemi di circolazione, lavori o altro degli stalli taxi, prevedere ad una realizzazione temporanea in apposite zone degli stessi stalli proprio per evitare di togliere in qualche modo il servizio anche lì. Poi per quanto riguarda, vado a concludere, la commissione consultiva è stata un po' rivista, che è un organo all'interno del quale si riuniscono i tassisti, c'è cioè una comunicazione tra diciamo, aventi diritto, quindi delle organizzazioni sindacali che possono partecipare appunto sulla base di alcune questioni. Per esempio, nell'attuale regolamento è prevista la partecipazione in base a dei calcoli e delle percentuali, invece noi abbiamo introdotto la partecipazione prevista in base a delle liste del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi avendo a livello locale gli stessi rappresentanti, cioè comunque a livello di organizzazione ovviamente, gli stessi rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali di categoria. E abbiamo comunque un po' modificato la gestione e le varie funzioni della commissione consultiva, comunque pur mantenendo la sua vocazione e quindi le tematiche, le competenze che si trattano in quel contesto, dividendo comunque anche le questioni che si vanno a trattare divise per categoria, quindi sia per taxi che per NCC, perché ovviamente essendo diversi tra loro avranno anche bisogno di confronti, diciamo, appunto, diversificati. Abbiamo istituito infine la commissione di garanzia con un'apposita delibera di giunta capitolina che quindi consiste nella partecipazione nei casi e poi nelle modalità che verranno poi stabiliti all'analisi dei comportamenti individuati come violazioni disciplinari dell'apposito regolamento e del codice di comportamento che la delibera di giunta. Ultima cosa e concludo veramente. Ci tenevo a dire che le interlocuzioni, questa proposta è stata depositata nel febbraio del 2020 e sono ovviamente continuate le interlocuzioni con la categoria per migliorare, come purtroppo ben sappiamo è sopraggiunta una pandemia mondiale che ancora stiamo vivendo e che quindi in qualche modo, questo in tutti i campi ovviamente, non solo per quello che concerne questa proposta, ci sono stati e ci sono tuttora purtroppo delle forti ripercussioni non solo sociali ma anche sanitarie ma anche economiche e quindi appunto per andare incontro alla categoria, anticipo che rispetto alla bozza depositata sono stati presentati degli emendamenti importanti che prevederanno l'eliminazione dell'obbligo della regolarità del DURC come requisito di rilascio e mantenimento della titolarità della licenza e delle autorizzazioni e anche quindi in corrispondenza dell'eliminazione quinquennale della licenza o dell'autorizzazione. E proprio per quanto riguarda la vidimazione quinquennale, altro emendamento che abbiamo depositato consisterà nell'eliminazione del costo e quindi verrà fatta d'ufficio da Roma Servizi per la Mobilità entro 90 giorni dalla scadenza della vidimazione del titolo stesso e quindi poi non, perché attualmente la fanno invece pagando gli operatori di categoria, invece verrà fatta d'ufficio e gli arriverà la notifica di avvenuto rinnovo, quindi in automatico, sull'apposita piattaforma di cui parlavo prima che è Taxi NCC Web. Grazie Presidente, ho concluso.